tutti! Oggi abbiamo preparato lenticchie con cereali integrali. Vi facciamo vedere tutta la ricetta, come si preparano, perché comunque sabato, noi in genere il sabato mangiamo sempre a pranzo un piatto sano e nutriente, perché comunque sabato sera e la domenica si tende a esagerare un po'. Quindi vi facciamo vedere noi come le facciamo. Noi abbiamo utilizzato 500 g di lenticchie. Noi abbiamo scelto di utilizzare come varietà la lenticchia di Altamura, che è un tipo di lenticchia molto pregiata, ha ricevuto la certificazione IGP e quindi vi consigliamo di utilizzare questo tipo di lenticchia non solo perché è considerata dal Gambero Rosso una delle qualità di lenticchie migliori sul mercato, ma anche perché è una lenticchia italiana e favoriamo quindi la nostra economia. Poi abbiamo utilizzato due pomodori medi, mezza cipolla, uno spicchio di aglio, un gambo di sedano, l'olio di oliva, ovviamente vi facciamo vedere durante la ricetta esattamente quanto ne mettiamo, stessa cosa vale per il sale. E poi, per quanto riguarda i cereali, abbiamo messo 70 g di riso integrale bio, quello che veramente integrale, che cuoce per 40 minuti, il farro decorticato 70 g e l'orzo perlato sempre 70 g. Inoltre abbiamo utilizzato anche due foglie di alloro che profumano tantissimo il vostro piatto di lenticchie e cereali integrali. Come consigliato sull'etichetta, controlliamo che non ci siano dei corpi estranei, quindi da eliminare. Lo facciamo su un piatto bianco perché è più facile notarli. Dopo aver fatto questa operazione, noi sciacqueremo le lenticchie, le sciacqueremo prima per una volta e poi una seconda volta con il bicarbonato. Le abbiamo già sciacquate e adesso ci mettiamo il bicarbonato. Le abbiamo lasciate in una ciotola con dell'acqua, facciamo vedere, e ci abbiamo messo il bicarbonato, le lasciamo per una decina di minuti così. Le abbiamo risciacquate e adesso le mettiamo in una pentola capiente. Abbiamo messo le lenticchie sul fornello, ma come vedete abbiamo anche aggiunto all'interno della pentola l'acqua. Per capire quanta acqua dovete mettere, dovete calcolare il livello delle lenticchie più o meno due volte il livello delle lenticchie, ok? E adesso lo lasciamo a fiamma moderata. Inoltre vi ricordiamo che, essendo queste le lenticchie di Altamura, questa qualità verde un po' grande, non hanno bisogno di alcun tipo di ammollo, quindi le potete fare velocemente senza aspettare. Nel frattempo affettiamo la mezza cipolla e tutti gli altri ingredienti che vi abbiamo detto prima, li mettiamo tutti insieme in una ciotola e poi li aggiungiamo all'acqua delle lenticchie. Ecco il battuto che abbiamo preparato con pomodoro, cipolla, sedano e aglio. L'abbiamo tagliato così e adesso lo stiamo aggiungendo all'acqua delle lenticchie. Appena vedete che comincia a bollire, noi aggiungiamo il riso integrale, perché i tempi di cottura del riso integrale e delle lenticchie sono gli stessi, 40 minuti. E ricordiamo che noi stiamo utilizzando il riso integrale non precotto, bio. È per questo motivo che ci mette così tanto a cuocere, però questo è il riso migliore in realtà. E l'abbiamo sciacquato. E l'abbiamo sciacquato prima. È importantissimo sciacquare tutti i cereali prima, quindi anche il farro e l'orzo, che tra un po' aggiungeremo, che hanno tempi di cottura diversi, anche quelli vanno sciacquati. Dopo 15 minuti stiamo aggiungendo anche il farro. Il farro ha circa 25 minuti di cottura. Se guardiamo la confezione delle lenticchie, possiamo vedere i valori nutrizionali. Per esempio, sono molto ricche di proteine, vediamo 25,9. Ci sono molte fibre, 8,4. Grassi praticamente pochissimi, 2, quindi
inesistenti e poi vedete la provenienza italiana. Se seguite il professor Franco Berrino, il dottore che spesso viene intervistato per la correlazione tra alimentazione e alcune malattie e la longevità, lui consiglia sempre praticamente di mangiare legumi e cereali integrali. Quindi questo è il piatto che dovremmo inserire tutti nel menù settimanale. Nell'ultimo quarto d'ora aggiungiamo l'orzo perlato, abbiamo già cominciato ad aggiungerlo, perché ha come tempi di cottura 15 minuti. L'orzo perlato tra l'altro rende molto più gustosa la nostra minestra di lenticchie perché la rende un po' più cremosa. Passati 40 minuti aggiungiamo il sale, noi stiamo mettendo un cucchiaio, però assaggiate perché è anche a seconda dei vostri gusti. Mescolate, vedete è già diventata abbastanza cremosa. Aggiungiamo le foglie di alloro, quindi queste si aggiungono alla fine. E aggiungiamo l'olio di oliva. Sei cucchiai. Ok. Adesso alziamo la fiamma, ok, e questo permette a tutti gli ingredienti di fondersi, no? Sì, e dà più gusto alla minestra, okay. Si crea una fusione dando più gusto alla minestra. Okay. 5 minuti, sì, quindi 5 minuti a fiamma alta mentre mescoliamo. Mescoliamo e spegniamo. Ed è pronta. È pronta. Quindi se vi è piaciuta questa ricetta fatecelo sapere nei commenti. Se volete vedere altre ricette sane, dietetiche, come legumi e cereali integrali, commentate e taggateci su Instagram, Cucina Geek, se rifate questa ricetta. Ciao!